Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone e oggi farò un piccolo video unboxing. Ho qui con me un 2x2 Kilominx. Ecco qua. Ecco a voi il puzzle. Ci ho fatto un paio di solve, giusto così per testare un po' i movimenti. Allora, questo Kilominx appunto è la versione 2x2 di un Megaminx. Per chi non lo conoscesse, il Megaminx è questo puzzle qua. Ok? Io ho questo Megaminx e questo qui è la versione 2x2 di questo puzzle qua, ok? Come succede ad esempio con il 2x2, che è la versione ridotta diciamo di un 3x3, ok? Mentre nel 3x3 qui abbiamo angoli e spigoli, ok? Nel 2x2 abbiamo solo gli angoli, ok? Quindi 3x3, 2x2. Qui succede la stessa cosa, abbiamo un Megaminx con angoli e spigoli, mentre qui abbiamo un diciamo mini Megaminx formato solo da angoli. Allora, questo Kilominx è prodotto dalla Sheng Xiao, che è una delle migliori marche in circolazione per quanto riguarda i cubi da XPD Cubing. Infatti esistono anche vari puzzle prodotti da Sheng Xiao, ad esempio 2x2, 3x3 e anche appunto il Megaminx, che però adesso non ho. La qualità di questo puzzle è diciamo molto buona rispetto diciamo ai requisiti della Sheng Xiao, e come vedete gira molto bene senza lockup e il cubo direi che è quasi burroso diciamo da quanto si muove bene, ecco. Lo consiglio per chi volesse avere un cubo in più da collezionare, perché è molto carino e inoltre in questo modo potete completare la vostra collezione di Megaminx. Inoltre è molto silenzioso, quindi potete cubare anche di notte mentre i vostri genitori dormono. E, diciamo, come ho già detto, gira molto bene anche senza lubrificarlo. Ok, adesso proverò a fare una risoluzione, una solve con questo puzzle, giusto per testare meglio come funziona e la qualità del cubo. Ok, il cubo è mischiato e posso partire con la risoluzione. Ok, ecco qua, ci avrò messo un paio di minuti e che dire, diciamo che il cubo appunto è veramente veramente molto buono, gira bene, piacevole da risolvere ed è molto carino da fare in momenti di pausa studio, ok, o pausa lavoro. Adesso vorrei farvi una domanda. Vi piacerebbe se questo puzzle fosse aggiunto come evento della VCA? O meglio, scrivetelo nei commenti qui sotto se vi piacerebbe. Io vi dico già che credo che sia alquanto improbabile che questo avvenga, perché secondo me non ha molto senso. Però se siete interessati diciamo, a risolverlo in gara, c'è una possibilità di farlo ad un open, ok, come un official event il 27 agosto 2016. Quindi se volete iscrivervi alla gara e fare questo evento durante una competizione, potete farlo. Metterò il link della gara qui sotto e se volete partecipare ci vediamo là. Per ora è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.